nostre meritate vacanze. Purtroppo è il 15 agosto, mi sa che ci beccheremo qualche chilometro di traffico e siamo in direzione Sassetta. Mia moglie è impegnata con i suoi social. Abbiamo davanti a noi 340 chilometri. Si va. A dopo, ciao. Arrivo a Sassetta, siamo in Toscana, siamo vicino a Pisa, il traffico è diminuito, si vola, si piace. Si vola. No, sì. Ogni volta che guardo la camera questi frenano, perfetti, puntuali. Siamo arrivati a Sassetta, siamo arrivati al glamping dove siamo ospiti. Queste sono le strutture e adesso vi faccio vedere anche all'interno la nostra. Ecco, questa è la nostra. Abbiamo le nostre sdraio, le nostre sedie se vogliamo fare la sera, star fuori. Si entra. Qui c'è un tavolino, un letto, sì, c'è un bagno piccolissimo, però c'è la vasca da bagno con la doccia, ah, bello, e con il servizio lì, per appendere i vestiti qui, una struttura carina. Siamo appena arrivati, stanchi del viaggio, ci siamo fatti un bel idromassaggio. Faccio vedere un po' il posto. Praticamente questa è la vasca con l'idromassaggio e là dietro ci sono le nostre casettine. Sono 5 casettine. 1, 2, 3, 4, 5. C'è un gran giardino. Qui siamo a Sassetta. È bellissimo. È un paesino costruito sulla collina. Adesso andiamo a piedi a visitarlo. Guardate, questa qui è la via del borgo di Sassetta, bellissima. Un altro micio, tanti mici neri. Micio, micio. We'll be right back.
Sono quasi le 8, la temperatura è fantastica. Si sta da Dio. Stasera faremo la prima cena qui al nostro glamping e si sta preparando anche un signore là in fondo al giardino che farà un'esibizione di musica olistica. E Maria all'interno, come vedete dall'interno della zanzariera, che lei dice che non si vede niente, ma si vede benissimo. No, volevo vedere il cielo dopo quando ci sdraiamo qua, Nella così nostra vedere. bellissima camera, perché è veramente bellissima. Siamo praticamente dietro un bosco. E come sono due quadri che dipingono il bosco. Uno. E due. Noi stanotte dormiremo qui con questa finestra aperta e vedremo praticamente il cielo. Vedremo così. Ci vedremo in questo modo. Vedremo il cielo e le piante. Cosa dici? Andiamo a mangiare e poi ci facciamo dell'olistica con del vino in corpo. Ecco, stasera c'è questa esibizione di musica olistica con questi strumenti. Qui c'è anche il gong e questi strumenti qui. Siamo curiosi, soprattutto Maria è curiosa. Sangiovese della casa, abbiamo appena finito di mangiare gli antipasti. A temperatura com'è? No, devi Bellissima. spiegarla, devi proprio No, esprimerla col è tuo viso. leggermente fresco. Si sta da Dio. Stiamo mangiando con lume di candela. Sangiovese, acqua, pane toscano, senza sale. E adesso ci Pane. porteranno zuppa di pomodoro, La pappa di pappa di pomodoro. pomodoro e da carne di maiale, ma non mi ricordo più esattamente. Esatto, mi ricordo. Vediamo, provo a pubblicare io. Sì. Temperatura veramente spettacolare. Non sono molto molto forte, è un'onda che arriva. Campane Zen giapponesi, di là le campane tibetane. E poi abbiamo quel carillon molto simpatico che. Sì. Ah già, è vero.